quello che ci serviva era una musica. Roberto ci ha dato questa qua. Gli abbiamo chiesto in prestito la musica, tanto lui che se ne fa. La usiamo per spiegare a chi è venuto qui, perché stiamo facendo uno spettacolo così. E se ancora non capite, capirete prima o poi. Non state troppo in pena, è tutto ok. Noi ci siamo trovati un po' a casa, non tanto perché siamo, diciamo, fruitori del servizio della Sangue, ma perché a Milano lo facciamo anche noi, lo facciamo con la Fondazione Maddalena Grassi, incontriamo persone appunto che vengono anche da situazioni di dipendenza, di difficoltà, insomma. E io anche, e anche Carlo, anche al carcere di San Vittore, dove appunto collaboriamo, sempre come facendo musica, insomma, per situazioni dove il dolore e insomma la difficoltà sono un po' di casa. Però che è un po' quello che entriamo e usciamo da San Vittore, sì. Gigante, la barca con il motore ed un amante, tanto è facile pagare con un leasing, una cambiale. Oh yeah. Più bello è quando il nostro lavoro arriva, oggi è successo, ci sono dei momenti di commozione, ci sono momenti in cui si canta insieme, ci sono dei momenti in cui si ascolta, dei momenti in cui si fanno cose appunto insieme, come cantare, tenere, e questo anche nel momento in cui lo facciamo appunto con gli ospiti magari di qualche struttura, come dicevamo già prima. Questo incontro con la Fondazione San Caetano, con le persone che ci lavorano, è stato un incontro sorprendente. Ho visto persone vive, molto consapevoli del proprio compito, molto impegnati, molto curiosi, con la capacità di riflettere in un modo molto professionale sul proprio lavoro. Questo è evidentemente un segnale molto positivo, perché se una persona comincia a svolgere il proprio lavoro, soprattutto un lavoro così difficile come si fa all'interno della Fondazione, con questo grado di consapevolezza, vuol dire che la Fondazione sta facendo un grande e bellissimo lavoro. Dal momento che ritengo che solo un'esperienza può produrre cambiamento, solo un'esperienza ci immette nel mondo e ci fa dire io di fronte al mondo, l'incontro di oggi è stato per me molto fondante proprio per questo motivo, per essere un incontro di esperienze, vivo, non teorie, non intuizioni. Di storie e cose belle ce n'è tante, nei fatti della vita e anche sul web. Quel che avevamo a cuore era diffonderle, farle sapere a tutti, pure a te. Ogni opera che ognuno di noi fa, che sia grande o piccola, che sia un'organizzazione complessa o che sia un compito specifico che ci viene affidato, deve sempre essere misurato all'interno di un quadro di insieme. Quindi lo strumento deve sempre essere adattato rispetto al quadro di insieme che uno ha, e che sia un'opera grande o che sia un'opera piccola richiede continui aggiustamenti, perché sono tutte cose che vengono realizzate e fatte attraverso il lavoro di persone, e siccome ogni persona, ogni giorno, ogni momento esprime qualcosa di sé diverso, deve incontrare la diversità dell'altro e quindi deve continuamente essere adattato. Non c'è uno strumento buono sempre per tutte le occasioni. Il fundraising è innanzitutto una strategia relazionale, ma poggia tutta la sua efficacia sugli strumenti poi che vengono utilizzati per alimentare, costruire, alimentare e generare appunto e mantenere nel tempo questa relazione di fiducia. Gli strumenti sono strumenti innanzitutto di comunicazione, dal sito a tutti i materiali online e offline, alla newsletter e insomma anche a quelli più innovativi come il crowdfunding. Comunque lo strumento è l'esito finale di un processo di fidelizzazione e di cura delle relazioni. Ma in un'opera complessa diventa qualcosa di più difficile, qualcosa che deve porre al centro la nostra attenzione sulle relazioni.
e quindi anche mettere al servizio le altre cose che compongono il funzionamento di una struttura complessa, a partire dai suoi strumenti e fino ad arrivare al suo scopo, mettere questo al servizio delle relazioni. La relazione mi apre gli occhi verso il mondo in cui vivo, non esco dall'autoreferenzialità, esco dall'idea che tutto deve andare come la penso solo io. Secondo, la relazione mi sostiene nelle difficoltà, perché non esiste un lavoro senza problemi, senza questioni anche complicate da risolvere. E terzo, la relazione aiuta nella mia professionalità, perché in un mondo così complesso, dove cambiano tante cose in poco tempo, ci sono nuove modi di fare terapia, nuovi modi di leggere le diagnosi, nuovi modi di accoglienza e anche diverse sofferenze nuove, non è possibile che una persona possa affrontare tutto questo da sola, ha bisogno di confronto, di condivisione di ciò che si prospetta come nuove possibilità per affrontare le stesse problematiche. Il cambiamento ha una sua forza interiore quando incontra la fame di senso che ciascuno ha tutti i giorni. Se uno, quando si alza al mattino, si domanda perché, è obbligatorio che arrivi alla sera con una risposta: che ho cambiato qualcosa perché c'era qualcosa che doveva essere cambiato. Quindi la forza richiede proprio nella domanda di senso che uno si fa. Quella è la forza. Serve un cambio proprio di sguardo, un cambio di prospettiva, e occorre metodo, occorre creare un ordine in tutto ciò che si fa, ma soprattutto la forza del cambiamento sta nell'investimento sulle persone. Appunto, io mi occupo di fundraising. Fare fundraising significa non appena cercare risorse economiche, ma cercare donatori, e in questa ricerca di un donatore è soprattutto la persona, cioè chi lavora all'interno dell'opera, che può appunto iniziare a creare una relazione con chiunque gli sta attorno, e questa è alla base anche della ricerca dei fondi. La forza del cambiamento troviamo nel nostro desiderio di bene, nel nostro desiderio di fare qualcosa di utile per il mondo. Questo desiderio ce l'ha ognuno, evidentemente non è un automatismo che questo desiderio si mette in gioco, e quindi occorre guardare con attenzione le sfide che la vita ci mette davanti, lasciarsi anche incoraggiare, orientare, sfidare dalle persone che lavorano con me. In buona sostanza, la forza del cambiamento è sempre una forza condivisa con altri. Noi cerchiamo di avere questa funzione con il nostro lavoro, con la nostra piccola arte, come lui sempre dice, proprio nel cercare di trasformare almeno il cuore di qualche persona, che ne so, con i detenuti questo capita, a noi basta che uno riconosca una bellezza talvolta, come ci basta che venga riconosciuta un po' della bellezza che portiamo, non di cui siamo emblema. Comunque raccontiamo storie, giriamo tanti posti, incontriamo gente, insomma, come diceva il grande Edoardo De Filippo, sempre meglio che lavorare. Ecco, questo è un po' il succo della trasformazione sociale di Carlo Pastore. Questo è un po' la sintesi. Sì. Raccontiamoci la vita, che è un grande varietà, qualche storia già sentita, qualche bella novità, le metteremo in scena nel nostro carrozzone e si ripartirà dalle persone.